È stato risolto in parte il giallo dell'uomo trovato privo di vita con un profondo taglio alla gola la mattina di domenica nella zona industriale di Salerno. Si tratta di un uomo di nazionalità bengalese di 33 anni, ucciso con un taglio netto alla gola dopo, secondo una prima ricostruzione, una lite degenerata. Da accertare i motivi della probabile lite scaturita dopo l'incontro avvenuto in una zona lontana da occhi indiscreti, probabilmente per risolvere questioni legate ad eventuali screzi, ma per avere riscontri certi sulle cause della morte dell'uomo bisognerà attendere l'esame autoptico. Il taglio alla gola avrebbe provocato il dissanguamento della vittima fino a portarlo alla morte. Il delitto, come ipotizzato sin dai primi momenti, sarebbe avvenuto sul luogo del ritrovamento della vittima. Naturalmente continuano le indagini coordinate dalla Procura di Salerno e svolte dagli agenti della squadra mobile di Salerno, che continuano a scandagliare ogni ipotesi. L'uomo di 33 anni aveva chiesto, secondo quanto accertato attraverso i database in possesso alle forze dell'ordine, il permesso di soggiorno alla questura di Napoli ed inoltre, secondo i dati in possesso degli inquirenti, a suo carico non risulterebbero precedenti.